Bruno, questo è tutto il Bruno, vabbè, presente, Milanta, Nonne, Piccone, Sartore, Tette, Poggiano, Moro, presente, Carta, Curetta, Fata, Loi, Marino, Tiras, Salaris, Camerata, Pais, Irisi Maurizio, Daga, Irisi Beniamino, Ferrara, Por, Pina, Nasone. La seduta è legale. L'ennesimo
primo dirigente che scappa dal comune di Alghero è evidente per ragioni di un malambiente, di un'aria pesante che non consente al dirigente, alla struttura, di lavorare con serenità. L'altra segnalazione è quella legata all'esposto che ho fatto alla Procura della Corte dei Conti e alla Corte dei Conti stessa, se volete dopo ne do copia, per evidenziare il fatto, legato sempre alla gestione di questa amministrazione e dei propri dirigenti, in base alla quale si è dato in carico un mandato, scusate, un avvocato per controllare un atto di un dirigente, le conclusioni di un dirigente. Un fatto inaudito che non si era mai visto, quindi l'amministrazione contro la propria amministrazione, e l'esposto alla Corte dei Conti lo ha giudicato in base al fatto che il segretario comunale è l'organo al quale ci si può riferire per esprimere un giudizio di carattere giuridico, ma all'interno dell'amministrazione c'è un avvocato che mi risulta non essere stato neanche interpellato. Ci sono delle norme ben precise che vincolano il riferimento alle consulenze esterne. Questa è una consulenza bene buona, pagata con i soldi pubblici, e quindi ho avuto, diciamo, ho visto sentito di presentare un esposto alla Procura della Corte e della Corte dei Conti. Questa è la parte seria, poi c'è la parte facente. Concludo, la delibera antifascista di questa amministrazione, perché l'amministrazione ha fatto una delibera, ce l'avete mandata a Chioggia, l'avete pubblicata qualche giorno fa, con cui vietate gli spazi pubblici alle associazioni di carattere che si ispirano al fascismo, non considerando che già esiste una norma subordinata rispetto alla delibera di giunta, che è la Costituzione nonché la legge Scelba, e non considerando il fatto che voi citate atti, citate una, veramente concludo, mi scusi ma leggo una parte, sì, non trovo il documento, la deliberazione di giunta, perché era eccolo qua, sì, vorrei chiedere all'amministrazione, al sindaco, nella delibera dice: constatata che in periodi recenti la presenza in città di alcune manifestazioni propagandistiche a sfondo razzista e xenofobo ispirate apertamente all'ideologia fascista. Lo dice il sindaco, lo dice la giunta, io chiedo al sindaco di dire quali sono le manifestazioni, posto che tutti quanti le associazioni che esistono ad Alghero hanno anche dei rappresentanti delle istituzioni, mi riferisco a Casa Pound, e quindi associazioni che hanno elettorato passivo e attivo, non penso che si riferisca chiarisca la delibera, grazie. La ringrazio. Consigliera Piccone, prego. Grazie Presidente. Questo Consiglio Comunale, il 18 marzo del 2016, votò all'unanimità un ordine del giorno, naturalmente all'unanimità dei presenti, insomma, l'ordine del giorno che riguardava il piano locale di servizi alla persona, in particolare i servizi del SAD, del SEP e del SAS. Attraverso questo ordine del giorno il Consiglio chiese di avere tutta una serie di informazioni che riguardavano il piano di formazione degli operatori del servizio, il numero degli sportelli informativi aperti, gli strumenti eventualmente sono messi in atto dalle cooperative accreditate in elenco per rilevare i feedback, per rilevare la qualità del servizio perlomeno in maniera più oggettiva possibile, e i risultati del sistema di monitoraggio che era previsto dal sistema di accreditamento per verificare appunto la permanenza dei requisiti e degli standard minimi di accreditamento. In particolare, in questione del giorno, poi si cercava anche di mettere dei punti fissi soprattutto per monitorare la qualità del servizio, perché il servizio da quel momento in poi è stato svolto e si svolge in maniera diversa rispetto al precedente, cioè non si utilizza più il sistema dell'appalto. Dopo l'approvazione di questo ordine del giorno, io ho scritto
giugno del 2016, a luglio, a settembre. Ho scritto poi, fate pazienza, ci ho passato praticamente 2 anni a scrivere e ad oggi non è stato mai, non è stata mai spesa, diciamo così, una relazione. Ad oggi questo consiglio comunale, né tantomeno la competente commissione, che era quella che dopo 2 mesi avrebbe dovuto avere risposte, avrebbe dovuto avere i dati, ancora non ha avuto nulla. Quindi la vera segnalazione, se così insomma può essere attinente, può essere inerente, riguarda questo, cioè vorrei sapere, vorrei conoscere quando, se dopo 2 anni, si è perlomeno attivato questo sistema di monitoraggio che il consiglio comunale ha chiesto. Questa è la prima segnalazione. La seconda, siamo ancora a tempo, Presidente? Sì, ancora un minuto. Velocissimo allora. Abbiamo visto che il sistema di raccolta differenziata ha raggiunto delle percentuali molto importanti. Siamo oltre appunto il 65%. Insomma, sono delle percentuali più che dignitose, diciamo così. Posso anche rilevare che abbiamo superato indenne l'estate, dove ci sono stati dei problemi, oggettivamente ci sono stati perché i cittadini hanno gestito male la cosa, però insomma sul servizio non ho niente da dire. Resta però, chiamiamolo così, il senso vero del fare la raccolta differenziata, che va bene fare la raccolta differenziata, senza alcun dubbio. Abbiamo abbassato il numero dell'indifferenziato, quindi stiamo riducendo i costi, però resta il fatto che non è questo solamente l'obiettivo che dobbiamo raggiungere. L'obiettivo che dobbiamo raggiungere è quello di diminuire la produzione dei rifiuti. Quindi ripeto una cosa che ho già detto più volte. Sinché adesso non i cittadini pagano seguendo percentuali, numero di abitanti per famiglia, metti qua, va tutto bene. Quando si arriverà però a, spero insomma che si riesca a fare più presto, a pagare per quello che si consuma, verrà fuori il problema di chi ad esempio, questa è una battaglia quasi la shop, di chi ad esempio non vuole una più. Noi abbiamo decine di metri di marciapiede, decine di metri di strade sporche, semplicemente perché sono pieni di lavori di pubblicità che nessuno vuole, o si mettono nelle cassette, o comunque si buttano. Insomma, non appartengono a nessuno, praticamente. Non sono. È vietato. È vietato buttarlo per terra. È vietato, diciamo, di vivere. Allora, su questo di cosa ne parlavamo? Quindi, quello che io chiedo. L'invito è questo, cercare di trovare, se non c'è l'assessora al commercio, però un sistema, soprattutto per la grande distribuzione, perché poi è una metodologia di pubblicità che riguarda prevalentemente la grande distribuzione, perché si trovino metodi alternativi alla pubblicità, o perlomeno si trovino degli accordi diversi con chi poi distribuisce per evitare, quantomeno che marciapiedi che possono essere, o pezzi di città che possono essere puliti, non lo siano semplicemente perché sono dei volantini per terra. Grazie. Grazie Presidente. Sarò breve. Allora, io vorrei capire se e come mai nella nostra città l'illuminazione stradale funziona al contrario. Nel senso che di giorno i lampioni sono accesi e di notte sono spenti. E purtroppo questo problema si presenta in molte vie della città, creando veramente difficile anche la circolazione, diciamo, non solo delle macchine, ma anche le passeggiate dei pedoni. Un altro... In che via? Gran parte delle vie del Ghero, non so se lei non se ne accorge, ma sono gran parte delle vie. Le risponderò, però quando ho comunicato, nel momento che se succede perché stanno facendo dei test, questo mi dice in che via è, verifichiamo subito. Allora, ieri per esempio c'era, perché ci sono passata personalmente, la via Carabuffas. Via Carabuffas. Sì, è la via che costeggia, però non ricordo il nome, perché stiamo per scendere per via di settembre, via Sessunico, proprio la discesa di via Barra. Esattamente, a luglio, via Barra. Un'altra segnalazione è quella che già da tempo, penso ormai quasi tutta l'estate, c'è un signore che oltre a chiedere l'elemosina esattamente nella spiaggia di Raffaele, così conosciuta, la notte ci dorme, quindi fa il suo campeggio con la sua tenda e nessuno, come mai nessuno gli ha fatto
manifestazione in città. Conosciamo tutti il problema di blatte, ratti, che ormai girano in città come se fossero gattini. Vorrei sapere a che punto è. Ho saputo che è stata iniziata una schema di manifestazione, vorrei sapere se ne esisteranno delle altre. Problema piogge. Abbiamo avuto tempo fa il problema della bomba d'acqua e come al solito la nostra città, i soliti punti, i piani di Primo Maggio e vicino alla Finetta, le strade si sono completamente allagate. Vorrei sapere se è in programma la pulizia delle caditoie, visto anche personalmente che quelle caditoie sono praticamente coperte, se non quasi asfaltate, dalla sporcizia. Penso che per adesso basta, grazie. Ringrazio. Allora, ho ricevuto una segnalazione da parte di alcuni abitanti del piano del Lungo Maledante e della Cagnana, perché mi dicono che l'amministrazione che ha deciso di interdire la sosta in quel tratto di strada, già da luglio, se non sbaglio, non si possono più parcheggiare le auto, mi riferiscono questi abitanti che l'amministrazione intende apporre dei paletti dissuasori per impedire quindi anche la sosta temporanea. Quindi vorremmo sapere qual era l'intenzione dell'amministrazione, cioè se davvero questi paletti verranno posizionati e se quindi verrà limitata anche la sosta temporanea. Questo perché? Perché sicuramente se si dovessero apportare sistemare questi paletti, le macchine comunque, anche perché ci esistono alcune attività, si dovranno fermare anche contemporaneamente. Ho paura che mettendo questi paletti si andrà a costruire parte della carreggiata e parte qui anche della pista. Quindi io dico, se questa soluzione, vorremmo sapere qual è la situazione di... Allora, nel tratto di Arredante, di fronte a Via Perpignan, c'è una... sì, quel tratto. Che cosa c'è? No, ma proprio prima della curva c'è diciamo un tratto che non c'è piede, permette tra l'altro la sosta è stata dell'auto, che comunque non vogliono interferire né sulla pista né sul passaggio dei pedoni, ma neanche sulla carreggiata. Quindi dico, perché non lasciarla lì? Vabbè, siccome io non conosco il problema, poi un'altra cosa, volevo chiedere al sindaco, quale massimo garante della nostra della salute in città, che nel nostro ospedale rende oramai la disperazione e la preoccupazione sia da parte degli operatori sanitari che dei pazienti, perché purtroppo la situazione sta un po' diciamo degenerando col tempo, e il fatto che comunque abbiamo avuto notizia che la legge della via è stata bocciata dal ministero e che quindi la regione avrà tempo, penso entro ottobre, di mettere mano di nuovo a quella riforma della rete ospedaliera per cercare quindi di colmare quelle che sono le precarietà della nostra ospedale. Volevo sapere se non sarà il caso di convocare di nuovo un consiglio comunale e di invitare qui i vertici della TS per spiegarci quali sono le intenzioni, anche perché se la situazione si dovesse fermare così, cioè se la ospedale di Aghero non ci va a tenere il famoso primo livello, sono a rischio anche le attività che le specialità che attualmente operano all'interno dell'ospedale, quello dell'urologia, del dottorino, dell'oculista, che sono tutte specialità che con l'ospedale in base non sono più possibili. Siccome abbiamo anche problemi, molti problemi personali, ultimamente si sono bloccate anche l'attività del Desergio, che era comunque un'attività che la TS voleva potenziare ad Aghero, mentre ultimamente si sono dovuti arrestare per mancanza sempre cronica degli anestesisti. Volevo sapere se il sindaco ha l'intenzione di far sentire forte la propria voce, perché comunque la situazione, ripeto, è grave. Io per l'Italia di operatrice sanitaria posso affermare che con l'ospedale non si sta lavorando bene, che l'assistenza ormai è precaria e nonostante diciamo, il sacrificio degli operatori sanitari, dei medici, di quanti vi lavorano, la situazione sta diventando ingestibile. Grazie. Grazie. Grazie Presidente. Un po' di breve segnalazioni, cerco di essere il più breve possibile perché sono davvero tante. Congresso di tipo economico, volevo capire dall'assessore dell'amministrazione dove fosse finito il progetto dell'incubatore di imprese che doveva nascere all'ufficio di quartiere, è sparito. Così come è sparita la famosa e fantomatica ormai consulta permanente dello sviluppo economico. Mi risulta
che è da tanto che non si riunisce, e quindi vorremmo sapere se questo organo si è sparito oppure se è in stand-by. Programmazione. Nei cassetti sono rimasti il piano degli arredi, il piano utilizzo dei litorali, il piano nuovo del traffico. Sono spariti dalla discussione del Consiglio, vorremmo sapere a che punto fosse lì, se avevate intenzione di portare avanti qualcuna di queste argomentazioni oppure se ci dovremmo pensare noi la prossima amministrazione. Così come volevo chiedere all'assessore dei lavori pubblici dove fossero finiti i quattrini previsti per la ristrutturazione della facciata del mercato di Via Cagliari, che erano il piano annualità 2018, e ancora non se ne vede l'ombra. Un altro problema relativo alle manutenzioni sono delle transenne che insistono da quasi un anno sotto la torre di porta a terra, che evidentemente era stata interessata dalla caduta dei calcinacci. Vogliamo sapere se ha previsto un intervento per la sua sistemazione oppure se dobbiamo ancora avere in quella vista per tanto tempo queste transenne. Situazione della Mondezza. Nonostante le alte percentuali di raccolta, i problemi e i disagi per chi deve conferire i rifiuti rimangono. Mi è stato segnalato un caso particolare di un'attività commerciale che ha istituito, chiamiamola, la gabbia di legno per la raccolta dei rifiuti, al quale è stata messa la multa per non aver ancora avuto l'autorizzazione alla stessa. Quindi come si intende agire anche in questo ambito per agevolare quelle che sono le richieste che voi fate ai pubblici esercizi e che in qualche maniera chi risponde invece spesso e volentieri viene gravato da sanzioni. L'argomento degli argomenti, secondo me, e di pochi giorni fa la notizia che c'è il rischio che, non so se è quanto fondato, che Ryanair abbandoni definitivamente il nostro aeroporto, o perlomeno che non ci sarà più neanche la base stagionale, quindi della stagione estiva. Un argomento che io ogni consiglio comunale segnalo e segnalerò fino a quando in qualche maniera qualcuno ci dà le risposte, e continuo a pregare il sindaco di premere più l'acceleratore, perché ribadisco, quella è l'infrastruttura più importante del nostro territorio, quella che ci consente di avere i contatti e i rapporti con il resto del mondo, quello che ci porta il lavoro, perché i passeggeri che arrivano sono quelli che fanno vivere la nostra economia e che ci permette anche a noi di poterci muovere liberamente. Io chiedo se fosse possibile che l'incontro che il sindaco so che ha chiesto ai vertici di F2I si possa svolgere pubblicamente all'interno di questo consiglio comunale, in maniera tale che gli stessi vertici ci riferiscano finalmente e definitivamente quali sono le programmazioni e le progettualità che hanno in testa per il futuro del nostro aeroporto. È veramente di vitale importanza questo argomento e spero che il sindaco questa volta punti i piedi. Cosa che è stata fatta in maniera molto leggera già nel processo di privatizzazione voluto dalla giunta regionale e quindi dalla vostra parte politica, che però sino ad oggi non ha portato alcun frutto positivo, ma bensì solo disagi e preoccupazioni del tessuto economico sociale della nostra città. Grazie. Grazie consigliere. Grazie Presidente, mi scuso se sarò ripetitivo, ma devo rimarcare una delle numerose segnalazioni che ha fatto il consigliere Pira, che tra l'altro nel merito la fa spesso, e cioè, mi ha in qualche modo rubato un intervento. E il punto è semplicemente questo: io credo che la città meriti attenzione, cioè adesso di fondare al centro, periferie, agro e quant'altro. Però un po' come una qualunque città che siamo città che accoglie ospiti da fuori, turisti, il centro diciamo che è la prima parte che viene
che si incontra il punto di vista, un po' come quando una persona viene a casa nostra, la prima cosa che vogliamo tenere in ordine è la sala, l'ingresso, cioè non magari la camera adesso, poi stamattina anche in mezzo, quindi anche lì accogliamo gli esterni. Ecco, c'è una tra le tante cose, secondo me, che in centro di alghero effettivamente non fanno una bella vista, ce n'è una che è un po' di anni che io ricordo, che andrebbe almeno sistemata in termini esterni, ritrovato, cioè il consiglio di chiesa, della facciata esterna del mercato civico, che è veramente oggettivamente una cosa che ormai è quasi una cosa di fastidio. Oltretutto ricordo che in occasione del raduno dei finanzieri, in tempi brevissimi sistemarono per fortuna quella parte vicino, avevano messo a posto più una lapide, quella esattamente dedicata a chi, dietro l'edicola praticamente di Assassin. Quindi ecco, vorrei, perché siamo al punto che molti cittadini mi dicono, guarda, io so fratassare, io so intonacare, se ci fornite il materiale facciamo che. Credo che siccome in bilancio inizialmente le risorse erano da alienazione, ma poi variarono e si disse che sarebbero state prese dalla parte di avanzo disponibile, considerato che il rendiconto era stato effettivamente approvato, ma da tempo vorrei capire se in tempi brevi si potrà intervenire sulla parte esterna del mercato, al di là che qualunque poi intervento si deciderà o meno di mettere in atto per i due mercati, intendo ovviamente il mercato del pesce e gli acari. Un'ultima cosa, per quanto concerne invece il sistema di telecamere che posizionalmente sono state installate in città, anche in prossimità di alcuni punti, diciamo, di raccolta della terza urbana, non volevo capire se, mi ho detto poco, se c'erano stati fatti verbali, se erano servite in qualche modo a controllare, perché purtroppo in prossimità di alcune di queste, in realtà purtroppo spesso la situazione non è ottimale, quindi siccome se in sistema telecamera ci sono dei rifiuti, diciamo, posizionati a terra, presumo che qualcuno li abbia messi, quindi la telecamera immagino che l'abbia rilevato, vorrei sapere chi è che ha il controllo delle stesse e quindi si sono state fatte delle sanzioni. A proposito delle telecamere, ricordo anche che tempo addietro, da molto tempo, erano previste anche le telecamere in piazza dei mercati e con finanziamento sono le domande di origine provinciale, della provincia. Al momento non mi pare che sia stata installata, vorrei sapere a che punto è la cosa. Grazie. Sì, grazie signor Presidente. Niente, voglio partecipare a uno stato emotivo nel quale mi trovo oggi. Triste, stamattina sono stato allo stadio da giorno, prima che era allo stadio da giorno, perché di questo si tratta. E abbiamo assistito a una situazione penosa. Non sto adesso a dedicarmi su questa cosa, vi dico solo che come forza di opposizione faremo tutto il possibile perché venga fatta chiarezza su ciò che è successo al Vitoca, su come è stata gestita l'emergenza e su come si procederà. Credo che sia una situazione intollerabile come si può creare. Comunque, avete preso una strada, per quello che vedete, la mandate avanti, noi credo che continueremo sulla nostra, arrivando ad un livello di controllo e di chiarezza. La seconda breve segnalazione riguarda la Canossa Evans. La Canossa Evans è una scuderia che ha organizzato la cavalcata della SIM 2018, ovvero la presenza in città delle 60, che poi erano 75 Ferrari, più belle al mondo. La Canossa Evans ha fatto una richiesta di vicino al Comune d'Alghero gratuito, con una richiesta di copromozione. Credo che non l'abbia saputo nessuno. Questo per dirvi che neanche quando ci regalano eventi di importanza mondiale siamo in grado di valorizzarli. Voglio sapere qual è stata l'attività di questa amministrazione per la promozione di questo evento che ci è arrivato gratuitamente senza chiedere nulla. Non lo sapeva nessuno. Una cosa di una gravità assoluta. 19 settembre, una città che quest'anno non ha avuto eventi di rilevanza mondiale, di rilevanza europea, arriva una amministrazione di questo tipo che deve essere promossa a tutti i livelli, avete un apparato comunicativo pauroso per fare la vostra campagna elettorale, per fare la vostra promozione, non l'avete usato. Quindi voglio sapere qual è stata la promozione di questo evento, che è stato assolutamente sprecato. La terza riguarda i lavori della via Cavour che hanno interessato le condotte fognarie. Avevo fatto anche i complimenti per come erano stati fatti questi lavori. Ahimè, non si carica lingua. È un lavoro che sta rivelando dei
alleanze grandissime, stanno sprofondando i pozzetti, ci sono vallamenti dappertutto. Vi chiedo di intervenire quanto prima per richiamare l'azienda che ha fatto i lavori, ai gruppi doveri e ripristinare la via. Grazie. Grazie. Sono altri interventi, previ segnalazioni. Sono chiuse le previ segnalazioni. L'amministrazione per le repliche. Sono quattro assessori, non so se la Tima che il sindaco. Aspetti, ecco, prego, il microfono. Bene, grazie. Qui sono tanti, tante segnalazioni, mi concentrerò in particolare sulle più importanti. Intanto il cronoprogramma caditoie è assolutamente in corso, quindi quando vuole forniamo coppia agli uffici che ci stanno lavorando, in modo particolare il settore ambiente, è un cronoprogramma che è in corso insomma da qualche mese. Ed è assolutamente in fase di esecuzione, ad opera della cicla che ha in carico il servizio. Così come sta avvenendo sulla base di un cronoprogramma il servizio di divestazione, che come saprà è di competenza della provincia, e in seguito anche ad una numerosa sollecita di una riunione che c'è stata una quindicina di giorni fa, alla presenza del dirigente del settore ambiente della provincia, l'ingegner Zara, e del direttore della Mutis, dottor Spano, si sta procedendo già in continuazione con il cronoprogramma di manifestazioni che appunto è affidato alla provincia, ma che il nostro settore ambiente deve tenere in stretta vigilanza, e si sta facendo in collaborazione con l'ufficio manutenzioni del comune, avviene quotidianamente con inizio alle 4:30 del mattino. Per quanto riguarda quel signore che chiede l'elemosina, è una visita ormai costante nella nostra città nel periodo estivo, è un signore di Serramanna. Lo scorso abbiamo chiamato anche nel nostro ufficio in posizione del centro residenziale per Antonia, vuole ora tollerare, quindi insomma mi sembra opportuna la libertà delle persone. Io, il comune sociale dei comuni di Serramanna, problema, c'è una persona che vuole talmente, insomma, che non è lui, deve capire, deve, diciamo, così come per quanto riguarda gli altri temi, incubatore di impresa, ma giorni di innovazione sociale permanente attraverso attività che voleva credere lo qualte sia in collaborazione con, si chiama Rumunione, con una fondazione, cioè la fondazione Terzo Pilastro, di questa scuola di innovazione sociale legata alla Vitaus, l'area di sviluppo di incubatore di impresa per di 2 milioni. La consulta del sviluppo pesce viene convocata, l'automazione di mezzo di giunta urbano del traffico, con cadenza ad essere, ecco, bisogna un po' stimolare tutti i che partecipino, perché mi sembrano attività di consulta che credo sia utile, così come gli strumenti con la materia consigliare, la parte che doveva fare è conclusa, cioè tutta la programmazione resta nelle commissioni di piani particolari. Sì, insomma, in particolar modo il particolare oggetto del centro studio è stato adottato, approvato, quindi deve essere l'approvazione, sono state fatte le azioni di tutti gli operatori, che il Consiglio svolga così per gli altri strumenti, il piano, perfino il punto che è stato consegnato, si tratta adesso di se riusciamo anche di lavorare. Il mercato è stato con una copertura di allenazioni nelle casse di comune di intruso, quello è risolto alla ristrutturazione, quindi siamo in linea, allora bisogna anche con il lavoro. Il tema, ma ora io ho chiesto, dopo l'incontro, dopo l'accordo che c'è stato tra il Comune di Alghero
promuovere l'evento, mi è stato detto ufficiale la comunicazione da Cana. Quindi non eravamo le città che ha promosso, avrebbero fatto loro la comunicazione, siccome non riesco a trattenere su Facebook, ma è già per forzatura rispondo alla Canossa, io insomma che ho visto anche a Canossa e Camerano. Il tema invece la sanità e poi centro di interesse. Lo tratterei per ultimo, consente il presidente, no, tratterei per ultimo. Perché è dell'ordine del giorno, vabbè. Esatto, come abbiamo concordato in commissione. La sanità, io ho incontrato sia che Paolo Pani di Giovedì, sia qualche la voce, ma avete visto voi anche gli altri, in nessun modo perché. Quindi nella che sono stata dal ministro non ci sono idea di primo livello contenuti della legge riguardo in particolare le zone di stagione, tra virgolette, che la diversi ospedali nella nostra regione. Quindi Piano mi ha detto nei giorni ci sono interventi, non sono stati tecnicissimi avanti sul progetto così chiamato dalla regione. Mentre per momento quella parte di alimentazione della rete ospedale lo stesso ministero è una forzatura, se no intrattenere una battaglia. Che cosa segnalo? C'è una. Esiste, questo lo sappiamo. E questa credo dalla stessa mano davvero che esiste tematiche serie che riguardano situazioni come quella a consigliera Pulina. Naturalmente della salute mentale, sto perché insomma conosco, so quali sono i punti di arrivo, ma nel frattempo c'è una situazione difficile che è deficitaria della nostra di consiglio comunale e della mia parte di propria. Cosa è successo? È successo che al sito ci sono alcuni diritto della navigazione in materia di trasporti che molto bene e quindi attraverso un sito che si chiama Sardegna può monitorare costantemente anche per ricerca e quando interveniamo tutta la programmazione cosa succede insomma nei nostri lavori. Poi fa, devo dire che la presa del calendario Ryanair ultimato, ho notato che hanno confermato di questa stagione 2018 anche, ma non è ancora confermata, la base che non c'è basato di notte il nostro scalo comporterebbe secondo che il personale che è sul nostro scalo sarebbe andato in altri scala di Europa, vengono mandati nelle Canarie. Si tratta di personale che è arrivato da che in questi anni anche a famiglia della nostra città. Quindi non c'è che riguarda i voli indicati, c'è una confermata. Non c'è stato nessuno, tantomeno da Ryanair, la base vada via. Ho chiesto, ma non questo tema, evidentemente, la proprietà, per capire la programmazione eventuale di questo territorio, comunico a Sassari durante l'unità, l'assessore ci ha detto ottobre-novembre con Reading per quanto riguarda il piano del Maggiore. Portato la presentazione dei voli che per quanto sono Madrid e Londra nella alla mia domanda ho partito già da l'assessore Giorgio Londra è già novità che lo fa su Barcellona e su Madrid la comunicazione assessore c'è tutti i sindaci una volta firmato il contratto esatto l'hanno segnato sarà il contratto già riferire all'Aula invece il centro di residenza del Presidente consente che abbiamo il primo punto. Noi ci siamo mossi come il crollo, la copertura della finanziaria di Viale della Rete, ciò ha comportato un primo cedimento del bagno in data un secondo luglio, già l'ordinanza di sgombro dello stesso centro residenziale degli anziani stessi, è un sovralluogo fatto di gente dei geometri. Trabuzzi, Fisio Cao, che è il capo della direzione dei lavori dell'area dell'edificio. Il 21 luglio c'è stato un evento di un'ampia porzione della cultura all'interno della data dall'ordinanza del giorno prima. Sono intervenuti con me, i Vigili del Fuoco, ho predisposto una tecnica veniva sancita in via cautelativa, necessaria le verifiche di vita la cultura di fatto la chiusura del centro residenziale per anziani, dell'incolumità. Lo sgombero degli anziani sta convinto la giornata del genere e la ricerca che non di respiro a settembre il comitato della benefici.
sua direzione. Abbiamo cercato di pubbliche e private, innanzitutto al Vescovo, quindi alla eventuali sul centro, perché il centro della diocesi ha anche la di centro residenziale, è stato invece messo a disposizione il convento delle suore Clarisse, situate le migliori, nel senso che le eccellissime, lavoranti dai tempi e azione. Abbiamo cercato una soluzione, io ho anche fatto qualche sopralluogo, qualche struttura, ma dal punto di vista della sicurezza, dal punto di vista insomma, della stessa possibilità degli anziani stessi di avere degli spazi esterni a disposizione, non abbiamo trovato delle soluzioni diciamo, che consentissero un'adeguata accoglienza da parte degli anziani stessi. Per cui intorno al 7-8 di agosto si è presa la decisione di bloccare, di sospendere il bando che pure era in corso per l'affidamento dell'ostello della gioventù. Per fortuna non è stata fatta neanche l'aggiudicazione provvisoria e contemporaneamente per circa 20 giorni sono stati effettuati i lavori di adeguamento dell'ostello della gioventù alle esigenze degli anziani, quindi al centro per anziani con
caratteristica è quella appunto della, di un centro diffuso con le palazzine che ospitano appunto gli anziani, così come stamattina avete visto, con un corpo centrale, con palazzine che sono state rese autonome, anche con una stanza in ogni palazzina messa a disposizione per l'aggregazione degli ospiti. È stato fatto, detto, questo è il mio punto di vista, naturalmente quasi un miracolo, nel senso che in 20 giorni sono stati fatti dei lavori davvero importanti. Ho ringraziato già e lo faccio ancora, non perché nella pubblica amministrazione non si debba lavorare, ma quando si lavora, anche durante la giornata di Ferragosto, anche quando si è in ferie, anche rinunciando alle ferie, mi sembra insomma che sia giusto ringraziare chi ha lavorato senza sosta e senza risparmiarsi, soprattutto in quella parte dell'anno. È la migliore soluzione possibile? Probabilmente no, anzi quasi certamente no, però è l'unica soluzione che abbiamo trovato idonea, adeguata, con lavori che comunque occorrerà ancora svolgere e ancora fare. Che cosa abbiamo fatto nel frattempo? Abbiamo continuato a chiedere, così come abbiamo fatto in questi anni, alla Regione un finanziamento per ristrutturare il centro, per realizzare un nuovo centro residenziale per anziani. La Regione, dopo circa una settimana, con una seduta di giunta, previo un incontro con l'assessore Pace, i sindaci della Regione Metropolitana, ha chiesto se volesse utilizzare 5 dei 60 milioni messi a disposizione della rete metropolitana per realizzare appunto un nuovo centro residenziale per anziani o per ristrutturare eventualmente quello di Viale della Resistenza. Abbiamo accolto una delibera che trovate agli atti all'unanimità dei sindaci della rete metropolitana lo stralcio del finanziamento. La Giunta regionale ha deliberato e quindi ha messo a disposizione della rete metropolitana e del Comune di Enghiero la somma di 5 milioni dei 70 a disposizione della rete stessa per la costruzione di un nuovo centro residenziale per anziani. Abbiamo consegnato alla Regione stessa una scheda, come rete metropolitana di Sardegna, una scheda che prevede l'indicazione di un nuovo centro residenziale per anziani del Comune di Alghero, che prevede una comunità alloggio per 64 persone, per 64 utenti. La comunità alloggio è formata da persone autosufficienti o parzialmente autosufficienti, una comunità integrata per anziani, 30 posti letto per persone non autosufficienti, e poi un centro socioeducativo diurno per 6 ospiti, complessivamente 100 persone. Questo riteniamo che si possa fare con i 5 milioni messi a disposizione. Essendo fondi del fondi FSC, scadenza per la realizzazione dei lavori e per la rendicontazione è di 36 mesi dalla firma della delega. Contestualmente è nata un dibattito che io ritengo non solo legittimo ma importante, credo da segnalare come un fatto estremamente positivo, un dibattito in città, tra le forze politiche, all'interno delle forze politiche, all'interno della maggioranza, all'interno dell'opposizione, su dove ubicare la nuova struttura oppure se sia proprio necessario trovare una nuova area comunale, così come l'amministrazione ha fatto, credo responsabilmente, cercando di individuare alcune aree possibili e confacenti alla funzione, oppure se ristrutturare il centro residenziale di Viale della Resistenza o abbattere e ricostruire all'interno della stessa area il nuovo centro. È un tema che è stato dibattuto anche in commissione, io sono qui semplicemente per comunicare l'esito dei lavori della commissione dello scorso qualche giorno fa. Si è deciso, al di là di quanto gli uffici tecnici del comune avessero già indicato come soluzione all'amministrazione stessa, di realizzare, di effettuare una perizia dando un incarico a un professionista o a più professionisti di fare una perizia nei tempi assegnati dal centro di programmazione. Ci ha dato altri 20 giorni di tempo per arrivare alla convenzione alla fine
firma della convenzione, perché essendo fondi FSC ed essendoci una copertura a partire dal 2018, è una copertura di parte, insomma, del programma dei lavori, magari la progettazione stessa, che deve essere consegnata nel 2018, c'è stati anche 20 giorni di tempo per arrivare ad una definizione, alla firma della convenzione e alla delega per i lavori. Da quel momento scattano 36 mesi per la realizzazione dei lavori e per la rendicontazione. Una perizia che dovrà servire per toglierci ogni dubbio. Può essere ristrutturato, in che tempi, con quante risorse, qual è effettivamente lo stato del centro residenziale per anziani, oppure la scelta, se la valida politica stessa deve andare su un'altra area. La Commissione ha deciso unanimemente di rivederci intorno all'8 di ottobre, una volta avuta la documentazione della perizia stessa, e in quella settimana provare, anche andando ad oltranza con i lavori di Commissione, andare in aula per decidere unanimemente, se possibile unanimemente, o comunque il Consiglio Comunale dovrà eventualmente esprimersi. Mi sembra che i lavori della Commissione, almeno ho partecipato a due sedute, siano lavori che sono stati condotti con grande senso di responsabilità da tutti, dalla minoranza e dalla maggioranza, alla ricerca della migliore soluzione possibile per gli anziani. È un tema chiaramente non facile, parliamo di persone fragili, è un tema che riguarda il presente, ma riguarda soprattutto il futuro, quindi riguarda ciascuno di noi, riguarda tutta la cittadinanza algherese, non solo algherese. Le risorse a disposizione, 5 milioni, magari consentiranno probabilmente di realizzare una struttura che sarà dimensionata su 80, 90, 100 persone, ma ciò non toglie, anzi l'auspicio che la Commissione ha fatto è che ci possa essere una estensione del progetto stesso, magari con altre risorse poter completare e andare incontro a una domanda crescente, anche vista la composizione dell'età, insomma, della nostra cittadinanza. Ricordo al momento il 35% dei residenti ad Alghero ha più di 64 anni ed è un dato che chiaramente è tendente a crescere. Questo mi sembra lo stato dei lavori, per cui nel frattempo si farà la perizia, si cercherà di avere tutti gli elementi possibili, sì, esatto, per fare una scelta la più ponderata possibile, con tutti i dati a nostra disposizione, per una scelta responsabile e consapevole, che ricordo è totalmente nelle mani del Consiglio Comunale. Grazie per fare la piena di condizioni che ci sono, che è il bilancio di previsione 2018-2020, la ratifica di una variazione, la numero 7 del 2018. Assessore Tavis, prego, la parola all'assessore. Sì, grazie. Relazione al bilancio 267 al bilancio di previsione. Sono stata questa variazione, ho avuto modo di rappresentare durante il lavoro della commissione, è una variazione complessiva in entrata pari a 288.500 euro, mentre in uscita abbiamo 249.781, quindi un saldo positivo di 28.732, utilizzato a favore del servizio svolto dai vigili urbani per il progetto ministeriale spiagge sicure, ossia contro l'abusivismo legato al commercio ambulante. Assessore, è aperta la discussione generale. Ci sono consiglieri che vogliono intervenire? Consigliere Basta, che la vedo. No, stava alla parola, prego. Grazie Presidente.
bilancio ha un dato, diciamo il dato più degno di nota è diciamo, una delle prime azioni fatte dal governo, nel quale appunto c'è il vice ministro Matteo Salvini come appunto come il ministro dell'interno, che è relativo al progetto spiagge sicure contro la sostenibilità. Il comune di Alghero è tra i 54 comuni che immediatamente sono stati finanziati dal governo e dal Ministero degli Interni per combattere una delle piaghe più importanti, che è quella più grave, che è quella dell'abusivismo commerciale, soprattutto nelle spiagge. Abusivismo che non solo crea problemi di quiete, di tranquillità degli avventori delle spiagge, ma è un gravissimo danno per le attività commerciali, per la produzione del Made in Italy, ma che è anche diciamo, uno strumento di finanziamento dell'attività criminale e quindi del suo stesso attività criminosa. Quindi questi denari che arrivano al Comune d'Alghero, piovono al Comune d'Alghero, hanno consentito la creazione di una tax force, appunto voluta dalla Lega, contro questo fenomeno. Quindi un dato positivo, un fatto tangibile che esiste, anche noi possiamo, toccare, e che è l'inizio di un'inversione di rotta che tutti quanti noi stiamo notando. Per quanto riguarda il resto della variazione, c'è poco veramente da dire. La gestione del bilancio in termini finanziari da parte mia è stata più volte criticata, è una delibera assolutamente insignificante, sono degli spostamenti di denari da parte corrente a parte in conto capitale a parte corrente, quindi pur se rientra la sua certa regolarità dal punto di vista tecnico, si inserisce nella gestione di un bilancio che dal punto programmatorio ha la mia più netta bocciatura. Quindi il mio voto, nonostante la presenza dei danari importanti del progetto Spiagge Sicure, sarà negativa, non ci sarà più niente. Grazie. Grazie. Ci sono altri interventi? Mi pare di no. Allora chiusa la discussione generale. Non so se l'assessore vuole fare qualche replica. No, bene, allora è aperta la fase delle dichiarazioni di voto. Non ce ne sono. Bene, sono chiuse le dichiarazioni di voto. Dottore, possiamo votare. Favorevoli? Alzata di mano. 9. Contrari? Sì, non c'è contatto. 2. Astenuti? 2. 9 favorevoli, 2 contrari, 2 astenuti. Approvato.
2020, sempre una variazione di bilancio, la 10 del 2018. Prego, assessore. Sì, grazie. Però José Páez, il suo ministro, quello della Lega Nord, si occupa anche della questione della regione Sardegna. Lega, lo statuto fa la Lega Nord, eppure dico anche, eppure dico che così deve recitare l'articolo 1 della statuto. Non si deve dire della Lega Nord. Ne parliamo dopo, spero che il suo ministro si occupi anche della partenza e accantonamento, sia di oltre i 600 milioni di euro che il governo dovrebbe restituire ai sardi e ancora non ha fatto. Quindi auspico naturalmente che lei, visto che ha votato, è uscito, poi non è anche votato tra l'altro, quindi mi auguro ovviamente che la perdenza a contamenti lì no, faccia seguito, ho visto che aveva fatto anche una manifestazione, la condivideva, sono sicuro che sarà al mio fianco, per la lotta e la restituzione di quei danari propriamente sottratti alla Sardegna. Detto questo, passo invece alla seconda variazione di bilancio, che è molto semplice, ne tratta l'utilizzo della massa amministrazione, pari a 90.000 euro ed è solamente spesa per 30.000 euro per destinare riarmamento immobile per via per l'ostello della gioventù che sta ospitando il CRA e 60.000 euro invece per gli interventi sugli impianti. Grazie. Bene, grazie signor Assessore, è aperta la discussione generale. Consigliere Paes, anche se intervenire. No, io chiedo intervenire anche per rispondere all'assessore Tantis. La Lega di Matteo Salvini è Lega, non è Lega Nord, è un partito nazionale che è venuta a tutelare gli interessi. L'interesse nazionale, quello che sta facendo non l'ha fatto il governo precedente, non l'ha fatto tutti e comunque saranno i cittadini a giudicarlo. Noi abbiamo presentato un avvertenza, un referendum per l'avvertenza entrate che lei non ha sottoscritto, non mi risulta che lei abbia sottoscritto. Può andare, è ancora in tempo per andare all'anagrafe e sottoscrivere il referendum. Io lo dico pure a tutti quanti i colleghi della maggioranza, è una battaglia di dignità, sono 6 miliardi di euro che il governo Renzi insieme a Pigliaru ha scippato la Sardegna firmando un accordo Stato-Regione criminale, ecco lui quei 6 miliardi di euro, quella norma che impedisce allo Stato di retrocederci quei 6 miliardi di euro, stiamo puntando a farla abrogare. Vada in comune, sottoscriva, dica il suo partito, che impedisce allo Stato di restituire sono 90.000 euro buttati dalla finestra per un'infrastruttura che non è assolutamente idonea e quindi il nostro voto sarà totalmente contrario. Grazie. Chiesto di intervenire il consigliere Camerata. Prego una volta, consigliere. Sono preoccupato in più di quella sono prima. Comunque, ecco, adesso siete notato. Ci sono due.
Guarda, ecco, adesso è prenotato, poi ci sono due interventi. Consigliera Bulina, per sì. Giusto? Alla parola, prego. Grazie, per esprimere questo proposito, la contrarietà alla spesa che è stata cifra, anche perché oggi non abbiamo fatto questo sopralluogo, ci siamo resi conto che sono banali, come studio di tutto il vento, perché comunque la soluzione non ci sarà, perché quella è una struttura che comunque nasce su un'altra locazione. Anche investendo ulteriori danari non servirà mai a dare una soluzione che quella davvero potenzialmente. Quindi io dico, siccome stiamo davvero utilizzando danari pubblici, esprimo tutta quella che è la mia contrarietà, perché avendo portato oggi con mano e rendendomi conto oggi stesso a questo sopralluogo che la situazione è davvero tragica, e questi danari che non stanno vedendo sono solo la punta del iceberg, non ce ne potrà non sa quanto e non servirà mai a dare una risposta a questo che pensiamo. Ringrazio consigliera e consigliere Palla. Alla parola, prego. Sì, grazie signor Presidente, intanto per esprimere il voto favorevole del gruppo alla delibera, Sì, questo perché i colleghi hanno iniziato dicendo che sono contrari, pertanto noi siamo favorevoli, però ecco, dalle voci che contrario, non ho capito quale poteva essere la soluzione a un problema urgente. Il nostro è un plauso all'amministrazione, al sindaco di Bruno e ai suoi collaboratori, alla struttura, ai lavoratori, perché non potevamo lasciare per strada gli anziani, perché mi pare di capire, si è contrari a una soluzione, a un'emergenza affrontata nel mese di agosto con, non dico con sufficienza, più che sufficienza, con abilità amministrativa, e non riesco a capire quale poteva essere la soluzione. Pertanto nessuno è felice di vedere gli anziani in un ambiente che magari è sufficientemente idoneo per questo momento difficile che stanno vivendo, ma era la soluzione. Pertanto quelle risorse sono ben spese e mi auguro che il Consiglio possa esprimersi nel più breve tempo per andare a individuare un'area, per andare a spendere i 5 milioni di euro che ci sono stati destinati per realizzare una struttura idonea e attuare con i tempi perché gli anziani possano avere soddisfazione. Grazie. Grazie. Consigliere Marino, prego. Sì, grazie Presidente. Io stesso ho voluto la parola per manifestare la mia contrarietà. Consigliere Falla, nulla da dire sull'operato che c'è stato, veramente nulla da dire. C'è stata un'emergenza, gli anziani sono stati trasportati via Tarragona, però c'è da dire una cosa, nel mentre, nell'attesa che si trovasse la della gioventù, perché è un ospedale della gioventù, si poteva comunque fare un sopralluogo, verificare lo stato del vecchio locale di Viale della Resistenza. Oggi con il sopralluogo che è stato fatto all'ospedale della gioventù, quando ho visto quegli anziani, le criticità che sono veramente enormi, enormi, non c'è da spendere neanche un centesimo per quella struttura. Quegli anziani, non riesco neanche a parlare, mi hanno spezzato il cuore, perdonate. Oggi quelle immagini che ho visto oggi veramente rimarranno indelebili nella mia mente. Io vi dico soltanto che la situazione in cui oggi, quando sono arrivata sul posto, all'ostello della Regione. Però per cortesia sta intervenendo la consigliera, un po' di silenzio, se è possibile, se no date fuori che te la canta. Quando sono arrivata sul posto all'ostello della gioventù, improvvisamente sono stata attratta alla mia attenzione le grida di due persone chiamando il signor Franco. Mi giro, uno degli ospiti dell'ostello della gioventù è uscito tranquillamente perché i cancelli erano aperti. Io ho dato il primo soccorso cercando naturalmente il signore, purtroppo non c'era con la testa, però è uscito in strada. In quel momento mi trovavo io e la mia collega consigliera comunale. Gli abbiamo parlato, abbiamo atteso gli operatrici che venissero a riprenderlo e questa cosa non sapeva di nessuno. Quando sono entrata all'interno, per cortesia, però, per cortesia, veramente. Le ripeto, le criticità sono tante, perché non ci si può accontentare solo ed esclusivamente perché.
perché gli anziani hanno un tetto sulla testa e dormono tranquillamente la notte. Che poi non è così, perché gli operatori stessi non dormono tranquillamente, a parte che dovrebbero dormire, ma non lavorano bene perché hanno una responsabilità immane su quegli anziani, soprattutto per i non autosufficienti. Prenotiamoci, interveniamo, dai. Non hanno il dono di ambiguità, non possono trovarsi in tutte le casette nello stesso momento. Questa è la verità delle cose. Cioè non è pericoloso solo per gli anziani, ma per gli stessi operatori. Ho visto degli anziani che non riuscivano a muoversi con le carrozzelle, indipendentemente da tutto, né sui marciapiedi, perché comunque si rimanevano bloccati, su quelle pioggia che sono stati fatti ieri, andavano a fondo con le ruote della carrozzella. Quindi c'è stato uno stato di emergenza, vi ripeto, nulla da dire per l'operato che c'è stato, per i dipendenti che hanno lavorato, che sono andati a fare nel giorno di festa, chi ha rinunciato alle pene, nulla da dire, ma non possiamo tenerci soddisfatti della situazione in cui si trovano questi anziani. Quindi oggi dovremmo trovare la soluzione più celere, quella di non abbandonare i dipendenti operati, la soluzione è quella di farlo subito, immediatamente. Prenotatevi per intervenire, non dico lei, non dico Silvio, ci sono altri che interrompono in qualche modo, ma anche dall'altra parte, dai, facciamo concludere i consiglieri, tutti ci hanno diritto di parlare liberamente, dai, andiamo avanti. Quindi io penso che non ci sia tanto da dire, non bisogna essere la soluzione è la soluzione, come vi ho detto, consigliere Mazzone, la soluzione sarebbe stata magari quella di più celere di far ripristinare immediatamente una di quelle aree del vecchio perché io sono per il ripristino di quella struttura. Non ci sono i tempi, non abbiamo i tempi neanche di pensare alla costruzione di una nuova struttura. Quegli anziani non possono stare un giorno in più, 3 anni quegli anziani non possono stare all'interno di quella struttura della giustizia. Assolutamente. Grazie. Grazie consigliera. Consigliere Camerata, prego. Grazie, signor Presidente. Allora, mi dispiace che i colleghi della maggioranza non si accorgano di ciò che stiamo facendo. Perché tengo a precisare che se è stata data o verrà data l'incarico di una perizia, è grazie a quello che ha fatto questa opposizione. Ma avrebbero potuto urlare in questo. Perché l'assessore seduto qui ci sta illustrando una delibera sulla base di due paginette scritte da un dirigente una domenica pomeriggio che dava delle semplici indicazioni come base per una riflessione. Di questo si tratta. Parlo con lei, consigliere Fata. Smettetela di prenderci in giro, vi stiamo dicendo cosa dovete fare qua dentro e la soluzione molto probabilmente è fare la perizia, vedere se si può rientrare in quella casa nella vecchia sede, che è l'unica soluzione praticabile oggi, non quello schifo che abbiamo visto stamattina. Sono arrabbiato molto, stamattina ho visto una persona che si è incastrata in un percorso che non era praticabile, non c'è niente che possa andare bene lì, mettetevelo in testa. Avete speso 90.000 euro, chiunque deve avere il conto dell'in-house, di quanto è stato speso per in-house, tutta l'attività che è stata fatta dagli uffici per quella soluzione, soldi buttati, era sufficiente fare la perizia l'indomani dello sgombero, l'indomani, una perizia che molto probabilmente ci avrebbe detto che bastava chiudere un'ala di quell'edificio e gli angeli rientravano, ecco cosa bisogna fare. Ecco, adesso questa perizia la seguiremo, il sindaco mi ha detto che lo studio di strutturismo che è stato indicato è un ottimo studio, vigileremo perché possa essere adottata questa soluzione, perché vedere quegli anziani che stamattina ci hanno implorato di andare via da quel posto, implorato, quando ho chiesto alla cooperativa qual era il grado di gradimento di quella struttura, ci ha detto che qualcuno era scontento, stamattina mi ha trovato persone tristi, che non vedevano l'ora di andare via da lì,
qui a fare propaganda elettorale. Avete capito cosa state facendo? Dovete trovare un'area per attaccare questa medaglia e far vedere che siete bravi. Non siete bravi, avete dimostrato incapacità. Consigliera Piccone, prego. Grazie Presidente. Per cortesia, ritornata alla variazione di bilancio, mi scuserete se non ho la stessa enfasi del consigliere Camerato. Ci voglio ritornare su un motivo molto semplice, perché sono state fatte delle affermazioni che sono secondo me abbastanza forti. Si è detto che sono stati spesi male i soldi, sono stati spesi male 90.000 euro che riguardano la variazione di bilancio, di cui 60.000 euro per gli impianti e 30.000 euro che riguardano i cibi. Questa è un'affermazione, insomma, alquanto scorretta, perché i soldi, soprattutto, non sono stati neanche completamente spesi. Abbiamo visto durante i lavori della Commissione che ci saranno altri lavori da fare proprio per rendere il più accogliente e funzionale possibile la struttura. Quindi verranno investiti altri soldi per dotare le camere dei campanelli, verrà installato il cancello elettrico, si stanno studiando i collegamenti tra i villini, così come anche le passerelle, chiamiamole così, che da una casetta all'altra verranno comunque tutte sistemate, così come verrà dato l'incarico per la guadagnia notturna. Ritornando a questo, i soldi, è evidente, se la consigliera Pilina mi consente. I soldi siano stati spesi male è alquanto scorretto, perché se si va a guardare in maniera oggettiva la situazione dell'ostello oggi, è evidente che i soldi siano stati spesi con criteri di economicità, perché non è stato buttato un centesimo in più di quello che è necessario per fare le opere, di efficienza, e mi sento di dire, visto che i nostri anziani che erano ospiti del centro di residenza di distanza adesso sono lì anche con criteri di efficacia. Questo si chiama la variazione. È evidente che ci sono ancora dei lavori da fare, questo è evidente, quello è uno stato della gioventù, era pensato con una funzione diversa. I lavori si faranno e si renderà, a mio parere, il più accogliente possibile per gli anziani. Adesso poi fare dei comizi, dire che si sono trovati trovate persone triste, disadattate e scontente. Io non ho fatto nessun sopralluogo, quindi non ho questi elementi per, diciamo, dare un risultato. Sì che andrò, certo. No, sono andata il giorno prima del trasloco per vedere i lavori che erano stati fatti, l'ho visitato tutto, sono andata alla fine della giornata di lavoro per non dare nessun incontro, nessun fastidio ai lavoratori, proprio il 4 alle 6:30 sono andato e ho visto tutto lo svelo, quindi ho visto il prima e il dopo. Quindi andrò ugualmente adesso, insomma, a vedere anche gli ospiti. Posso fare una considerazione che è generica. In linea di massima, qualsiasi cambiamento che riguarda qualsiasi persona, qualsiasi cambiamento non voluto, naturalmente destabilizza. Quindi io andrò sicuramente nei prossimi giorni, però ci andrò anche tra 3 mesi. Che credo possa essere considerato un tempo congruo per comprendere o meno se la fase di assestamento si è superata, così come per 3 mesi probabilmente anche gli altri lavori potrebbero sicuramente, anzi sono certo che per 3 mesi la maggior parte dei lavori che ancora sono da fare saranno fatti, probabilmente il tempo congruo per dare un giudizio o perlomeno una valutazione anche più corretto è tra 3 mesi. Grazie. Era Boglioni, credo, giusto? Grazie Presidente. Non c'è bisogno di alzare il tono della voce, non c'è bisogno di farsi sentire particolare e grossa. Sembriamo tutti lavorando tanto nella foresta che per spaventare il nemico si batte. Non esiste che si senta dire in questa casa che la situazione è tragica, che gli anziani sono infelici, quando sappiamo che la realtà questa non è.
chi è stato anche assessore ai servizi sociali tempo fa conosce molto bene la realtà di quella struttura mondiale della rete. Purtroppo, consigliera Pulina, abbiamo avuto sul topo anche morto 2 anni fa al centro provinciale per anziani, con tutte le sorveglianze. Abbiamo avuto in questi mesi, in questi anni, gli anziani ospiti del CRA costretti a passeggiare in quel pezzettino di corridoio piangendosi. Veramente è ingiusto. Non è vero che gli anziani stanno male là, ed è ingiusto nei confronti, l'ho detto anche ieri, degli operatori che si stanno operando per rendere la vita degli anziani sotto il pino, a prendere il fresco, a prendere l'ombra, la libertà di uscire. Consigliera Marino, al CRA è venuto un morto. Per fortuna che lei stamattina ha fermato il signore che rischiava di essere travolto da una macchina sulla strada. Per favore, dobbiamo essere realisti. Ma non l'ho inventato, Non l'hai inventato. Ma cerchiamo di vedere la realtà. Ma appunto la realtà è la bella. Sappiamo che sta vedendo la realtà. Sono percezioni diverse della situazione che ho fatto. Io vorrei trattare, noi l'abbiamo ascoltata. Per favore, veramente, cerchiamo di essere obiettivi. Io vedo il ruolo dell'opposizione e il ruolo della maggioranza. Io vivo a fatica, lo sapete. E là dentro ci sono un giorno sì e l'altro pure, e ho parlato con gli operatori e qualcuna mi ha detto che per fortuna la notte dorme senza l'incubo dell'ascensore e delle scale, perché gli operatori che ora sono là al CRA di notte non dormivano uguale, consigliere Marino, perché dovevano sorvegliare gli anziani, che qualcuno nel cuore della notte si alzava e per errore invece che andare in bagno andava in sala mensa. Perché sono solo persone che stiamo pensando in mezzo del reggimento, sono persone che vanno servite, però da qui a dire che la cellulare ce ne passa e che la situazione è tragica ce ne passa, dobbiamo essere obiettivi e onesti con la realtà. Che sia la situazione di presenza lo sappiamo, che le criticità ci sono, che la cosa va messa a norma, però non si può gridare a lungo perché non è vero, non è vero. Io ho parlato con gli utenti, con i pazienti, ho detto ieri, una signora della Petraia per andare a casa era costretta a prendere 2 tram, uno da Petraia fino a Portaterra e uno da Portaterra fino a Napoli. Per andare a famiglia ci sono tram ogni mezz'ora e quasi quasi quella struttura è sorvegliata anche da tutti gli abitanti dell'avvocato, che hanno avuto per favore l'arrivo di noi. Vado da soli e pulita a prendere caffè. Ieri eravamo là a fare festa. Ha visto una fotografia? Non l'ha vista una fotografia? Ma guarda, è stato sufficiente quello che ho visto oggi. No. Però bisogna togliersi dagli occhi il prosciutto. Perché... No, non ce l'ha fatto. Faccio vedere una foto di... No, non ce l'ha. Vuole vedere una foto di ieri? Che eravamo in festa? Io non avevo nulla da festeggiare. Ma comunque, i nostri anziani sono là e sicuramente, ripeto, le cose da fare sono tante, ma sentir dire finalmente respiro un po' d'aria ha fatto molto piacere. Mi spiace, quindi voi non c'era nessuno ieri. Non siamo tutti. Siete tutti volutamente. Come siete interessati. Il resto, consigliere Nasone, la parola a luglio praticamente c'è stata è caduto il solario del CRA, è una situazione che comunque del CRA si conosceva benissimo, perché comunque le manutenzioni del CRA non sono state mai fatte neanche durante la nostra legislatura.
cortesia, facciamo sedere il consigliere, dai, sono il dato da schiacciare. La stazione del Crato è figlia di tantissimi anni, di tantissimi anni di noncuranza. Dove? Qui non c'è chi ha ragione, il dato di fatto è che la situazione del Crato, l'emergenza che si è vissuta nel Crato è figlia della noncuranza magari da parte di tutte le amministrazioni che si sono susseguite in questi anni, tra cui il peccato originale l'avete compiuto voi, è stato compiuto quando in maniera gratuita si è accettato dalla regione una struttura che non era gestibile comunque a parte questo, in un momento emergenziale, in un momento emergenziale si deve trovare una soluzione. Le soluzioni in un momento emergenziale, quando cade un solaio, quando cadono due solari, quando comunque la struttura non è adeguata, visto anche tutto ciò che è stato detto dai vigili del fuoco, perché non è che ci sia niente, non è che il sindaco si sia inventato qualcosa e abbia deciso di sua spontanea volontà di chiudere o di far sommerare subito il campo. Non è stata una decisione semplice a quel genere, perché non è mai semplice, soprattutto quando si parla di anziani. Sono state vagliate varie scelte, certamente magari non è la scelta migliore, possibile. A parte nostra non ho sentito nessun tipo di proposta alternativa a questa, soltanto critiche, una carrellata di critiche, ma mai di una proposta sensata, mai una proposta sensata, mai una proposta sensata. No, quella devi dire tu, perché ancora da te non ho sentito. L'ho urlato. Hai urlato niente. Hai urlato niente. Comunque in questo momento, visto che comunque alcune strutture sono state indisponibili, l'altra soluzione lo sapete qual era? Spargere i nostri anziani nella provincia, chiudere il CRAT e magari mandare a casa 60 persone. Che, allora, a questo punto cosa è stato deciso? Avevamo questa struttura, abbiamo fatto miracoli in un mese, abbiamo dato la possibilità a degli anziani di stare in una struttura che comunque, se voi andate a leggervi le nuove normative che sono uscite a luglio 2018, dunque andatevela a vedere, sulla costruzione delle case protette e delle case famiglia e delle probabilmente è molto simile a quello che c'è attualmente. Perché è molto semplice criticare senza leggere le nuove normative. Ce l'hanno, dice lo stello, ce l'hanno. Stiamo parlando del CRAT. Vai a vedere le nuove normative, molto, molto probabilmente le nuove normative si avvicinano molto alla struttura del CRAT. Quanto Dunque, in un mese è stato fatto un miracolo. Certamente ci sono le problematiche, le abbiamo viste anche noi, non siamo usciti. Ci sono i camminamenti che devono essere fatti, che sono in programma, il cancello elettrico sta per arrivare perché è stato ordinato. Io ti ho ascoltato. Io non ho interrotto nessuno, ho ascoltato. Però permettetemi di dire che comunque da voi non ho sentito niente, soltanto urla e basta, inutile, senza nessun tipo di proposta seria che potesse dare un'alternativa a questa amministrazione. L'unica cosa che avete fatto è chiedere all'amministrazione una nuova perizia, che invece quelli sono soldi pubblici buttati al vento, perché un dirigente deve firmare le sue perizie, perché a questo punto ha fatto bene ad andarsi. Perché un dirigente che non firma una perizia, che oltretutto è un ingegnere, non è adeguato alla struttura. Sì, verbalizza, non ho problema. Scopina tutto e fai anche la dichiarazione.
le criticità in questa situazione ci sono e spero che vengano sistemate, perché è normale, ci sono i camminamenti da sistemare. Glielo ho detto, il cancello elettrico sta arrivando perché è stato ordinato, c'è il progetto di fare la videosorveglianza, ma come ha detto anche la consigliera Pietrona, ogni, soprattutto negli anziani, ogni novità che va a ledere la loro situazione pregressa crea disagio. Ed è molto semplice andare a chiedere agli anziani, due giorni dopo che sono entrati in quella situazione, se gli piace o meno. È molto plateale, molto giustificabile dal punto di vista elettorale. E soprattutto misero. C'è ragione la dottoressa, scusa, la consigliera più. Guardate a vedere quando la situazione si è stabilizzata, perché è troppo semplice. Avevamo trovato un ostello che era in una situazione degradabile, si sono fatti i lavori. Grazie a Dio abbiamo trovato una struttura che in quelle nausche si è fatta il mazzo, e bisogna soltanto ringraziare. I lavori che ci sono da fare, ti dico di più, ci sono anche le porte in alluminio da sistemare, perché non so, non può una carrozzina entrare in quelle porte in alluminio, perché comunque c'è sempre il grandissimo. L'abbiamo visto anche noi, perché lo sanno, l'ha visto l'assessore, l'ha visto il sindaco, ha visto la struttura. Non siamo in queste condizioni, certamente non stiamo lasciando soli gli anziani, non siamo così inadeguati per governare questa situazione. La situazione emergenziale è come tutte le situazioni emergenziali che abbiamo affrontato in maniera molto lineare, senza urlare, senza. Avremmo preferito da parte vostra una proposta che non è mai arrivata. Da parte vostra sono arrivate soltanto un lato vuote. Grazie Presidente, scusi se intervengo dal vostro microfono, ma non vedevo che sono stata un po' tirata per i capelli in questa discussione, avevo deciso di non intervenire perché sicuramente quando noi affrontiamo questo tema è quasi sempre spinto da un sentimento profondo, che come ha detto bene lei prima, ci sono diversi modi di percepire le cose. Quindi io personalmente stamattina ho avuto una percezione molto negativa, le dico senza che nessuno però si debba permettere di alzarsi in quest'aula a dire che è cresciuto sugli occhi. Perché quando noi scadiamo invece su questa è stata la nostra percezione, la mia percezione è sicuramente non una condizione piacevole, una condizione di preoccupazione che abbiamo respirato, perché sicuramente ci sono ancora tanti lavori da fare, non si esauriranno nel brevissimo tempo. La preoccupazione che emerge è una preoccupazione sul fatto che stiamo per affrontare la stagione invernale. Quello stello, io sono d'accordissimo, va benissimo il periodo estivo, ma questo momento ci deve mettere di fronte a un altro tipo di riflessione. E mi fermo qua, perché penso e credo che invece il risultato che noi abbiamo ottenuto nella scorsa commissione sia un risultato importante, non perché si abbia voglia di gestare del denaro pubblico, ma perché è opportuno che gli amministratori pubblici nelle loro scelte, siccome non gestiscono il denaro di casa propria, abbiano e siano supportati dai pareri dei tecnici. Perché è vero che io sono stato assessore dei servizi sociali, come non è vero, consigliere Nasone, che durante la nostra legislatura non sono stati spesi dei soldi, e perché ci sono tutti i documenti, perché se uno parla di storia, la storia la deve conoscere. Adesso vi faccio parlare le prossime ad andare a vedere i documenti e gli atti, perché per sentito dire è facile dire, su quella struttura dagli anni 60 a oggi sono stati spesi 2 milioni di euro, 1 milione e mezzo di euro li ho spesi, l'amministrazione è spesa nel 2006 e agli atti, quindi è evidente che dei denari sono stati spesi, ma io non per questo, non sicuramente ci sono delle responsabilità da parte di tutti. Perché la mia onestà intellettuale mi porta a guardare il problema non facendo forzature, ma così come si chiede a questa opposizione di partecipare per trovare le soluzioni,
La informo che noi siamo stati chiamati direttamente quando il CRA era già stato, ovviamente, e per le ragioni che tutti conosciamo, sgomberato, e si era fatta la scelta dello stendo. In un'altra occasione io mi sarei aspettata, forse anche dal sindaco Bruno, che ha fatto in seguito, un coinvolgimento diretto su quelle che potevano essere delle scelte che, le ripeto, su questi temi non sono ad opera della maggioranza, sono ad opera della politica, quindi la storia. E non è stata l'amministrazione tende a farsi carico del CRA, sono state amministrazioni precedenti, quindi la storia. Se si deve dire, si deve conoscere, diversamente diventano cose antipatiche, diventano cose antipatiche, ma ripeto, non ho intenzione di fare altra politica. Credo che un buon ritardo, siamo arrivati sulla strada di Cesare, credo che siccome l'emergenza che poteva anche essere evitata, e su questo generalizzo, nel senso di quello che qualcosa che si poteva fare da parte di tutti, oggi però abbiamo l'onere di discutere insieme, e se riusciamo a trovare una posizione politica su quello che sarà la programmazione del settore più importante per quello che purtroppo spesso insieme i disabili, lei sa bene di cosa stiamo facendo, per i prossimi 20 anni, perché probabilmente nella prossima consigliatura non ci saremo, non ci sarà, non sappiamo se sarà il sindaco Bruno, sindaco se ce ne sarà un altro, però noi sicuramente lasceremo l'eredità a questa situazione a qualcun altro, e pertanto non possiamo permetterci di dire che è opportuno fare in fretta. La fretta in questa circostanza la avremo solo ed esclusivamente per portare via gli anziani più in fretta possibile da dove sono stati sistemati provvisoriamente, ma non sicuramente nella maniera più adeguata nella quale dovrebbero stare. Consigliere Pilisi, però, quale è il numero di primo film? Io ho scritto qualche appunto per ricordarmi alcune situazioni, Presidente. Visto che stiamo parlando dei nostri spiazzali, dei nostri posti nella carne. Non possono, Presidente, mi ascolti. Poi qualcun altro ascolterà. Non possono passeggiare nei giardini perché non sono agibili. Non possono spostarsi da un punto all'altro dello stabile per sicurezza. Le stanze in molte situazioni hanno un bagno in comune, due stanze hanno lo stesso bagno in comune. Lasciatemi dire. Dalle stanze è difficile far uscire anche i letti. Le stanze sono per far stare insieme le persone, cioè quelle stanze dove trascorrono la giornata, sono molto piccole e ci stanno male. Non c'è guardiania, non c'è videosorveglianza. Gli ospiti non possono incontrarsi tra di loro perché non ci sono le condizioni per incontrarli, solo sono arrivati. Le porte non chiudono, le finestre non aprono. Entra, io non la prendo a scherzo questo argomento.
da quelle finestre entrano tutte le temperature, il caldo d'estate, il freddo d'inverno. I luoghi anche per il pranzo e la cena non sono agibili da tutti gli ospiti, molti di essi devono mangiare. Ecco, io vi ho elencato alcune criticità che non sono dell'ostello della gioventù, sono dei crack. E io non ho visto battere il petto in tutti questi anni nessun consigliere comunale, né di maggioranza e neanche di opposizione. Non è stato detto niente. Oggi vi ricordate di queste cose? Dove eravate? Dove eravate negli altri anni? Dove eravate negli altri anni? Dove eravate negli altri anni? Io capisco che ci sono criticità. Io capisco che ci sono criticità e faccio silenzio, mi ascolti. Faccio silenzio perché interventi così miserabili sulle condizioni delle persone non li ho mai visto. State sfruttando il momento solo per questioni elettorali. Non vi ho sentito per anni parlare di queste cose. Avete girato la faccia, gli occhi, lo sguardo, tutto avete girato. E adesso tirate fuori i problemi che ci sono all'ostello. Certo che ci sono problemi. Una soluzione che doveva essere trovata provvisoriamente e che in maniera veloce è stata adeguata, o si sta cercando di adeguarla per rendergli quei mesi, quelle settimane, quell'anno, quello che serve per questi ospiti nelle migliori condizioni possibili. Questo è stato fatto. Quindi non parlate di come stanno gli ospiti, dovevate parlarne anche prima. Sì, va bene. Poi è chiaro che questa amministrazione chiede alla responsabilità di fare, di trovare le soluzioni, non poteva certamente lasciare quelle persone all'interno di un convitto di una scuola, perché lì i tempi erano molto stretti. E certamente in 20 giorni non poteva sistemare il gravecchio. Questa è demagogia dire che in poche settimane si poteva sistemare, perché lo sanno tutti. E quindi si è trovata una soluzione tampone che non è il massimo. Io li ho fatti sopra luoghi insieme alla commissione il mese scorso, ho partecipato io e ho visto la situazione. Io non dico che stanno ottimamente. Io se beccherò e quando beccherò vorrei morire a casa mia. Ma è possibile che questo non sarà possibile. E anch'io dovrò andare in un centro. E certamente a nessuno piace vivere in un posto diverso da quello di casa sua, anche il migliore dei posti. Quindi la situazione migliore non la troveremo neanche chiedendogli, neanche offrendogli la luna. Certamente noi dobbiamo mettergli in una condizione per stare al meglio del possibile. L'altro giorno in commissione è stata presa una decisione e io l'ho, da un certo punto di vista, l'ho anche criticata, perché è stata presa la decisione di prendere, recuperare e farsi avere una perizia esterna. Io credo che non è una cosa positiva per un ente pubblico, perché noi stiamo certificando l'inutilità di un dirigente. Non firma.
in un tribunale di un dirigente. Perché se ogni volta noi, per qualsiasi cosa, dobbiamo chiedere una pizza esterna, poi qualcuno di noi mi spiegherà cosa serve un dirigente. Perché quando da una parte, quando si fa comodo, si dice che è il dirigente. Dirigenti, la parola del dirigente, la relazione del dirigente è sacrosanta, è importante, un'amministrazione deve seguire quello dei dirigenti, però quando gli fa comodo, sempre per attaccare l'amministrazione, si dice questo. Quando invece serve un'altra cosa, il dirigente non fa una relazione, no, non vale niente quello. E io mi metterei anche nei panni di quel dirigente che si è visto nell'assessore. Di quel dirigente che si è visto anche screditata una relazione fatta, non so se l'ha fatta la donna così come è stata descritta da qualche consigliere che è anche tecnico, una relazione fatta da un funzionario, anche ingegnere, fatta di domenica quando non sapeva cosa era detto lui. Fatta di domenica e che non sapeva lui. È una vergogna dire queste cose, non si possono dire queste cose di un dirigente, non si possono dire. Però alla fine utilizzeremo questi 10.000 euro e io sono certo che questa perizia dirà le cose che sono state dette dal più dirigente, dal resto degli uffici e dall'assessore stesso e dall'amministrazione. Noi abbiamo semplicemente perso delle settimane per trovare una soluzione che va trovata. Come dire, questa è un'altra puntata, lo vedremo nelle prossime settimane. Di certo chi ci sta rimettendo sono i nostri anziani, che per ragioni queste sì elettorali stiamo utilizzando il tema degli anziani, e per anni nessuno si è ricordato che avevano queste criticità, per anni. Solo oggi ci ricordiamo invece che stanno male. La ringrazio, consigliere Camerata, il suo secondo intervento su 5 minuti. La ringrazio. Allora, mi fa piacere che il collega Pirisi abbia presato che dal 2012, cioè 2018, non siete stati in grado delle maggioranza, col sindaco Lubrano, di cambiare una maniglia, di chiudere una finestra, di tutte le cose che ha annunciato. Allora, tengo a precisare che il mio intervento nel quale c'è stato un dirigente, intanto mi dispiace molto che stia andando via, perché un dirigente capace di grande professionalità è stato andato via perché non l'avete messo in grado di lavorare. Il dirigente non ha fatto una perizia, ha dato un'indicazione e l'ha annunciato bene, che con i tempi, i mezzi e le informazioni che aveva non poteva chiedere le indicazioni, che si guardava bene dal tribunale firmato, perché c'era necessità di una perizia specifica, strutturale. Questo non avete fatto, ancora oggi manca questa perizia. Vi siete messi a spendere i soldi nell'ostello della gioventù senza avere la benché minima idea di cosa sta succedendo nell'altro edificio. Questo vi sto dicendo, eccovi la soluzione. Chiedo in quest'Aula, se sia possibile, non so quale sia la formula, di poter costituire una commissione di consiglieri che partecipi. Abbiamo dei tecnici, abbiamo l'ingegner Sartore, abbiamo l'ingegner Ferrara, ci sono io che sono un piccolo architetto, che non sono capace, forse per chiediamo di poter, c'è l'assessore Balzani, mi indicava la grande professionalità dell'assessore Balzani, vorremmo seguire i lavori dello studio altamente professionale che è stato individuato per la perizia, per capire se sia possibile far rientrare gli anziani nel vecchio CRA, nel quale probabilmente esistono delle condizioni di soggiorno di gran lunga superiore a quella porcheria dell'ostello. Ecco la soluzione, consigliere Nassone, questa è la soluzione che vi stiamo dando. E voi avete perso l'emergenza, era convinto l'emergenza, ci vuole sempre rientrare. Ho finito.
problema. La ringrazio, consigliere Camerata. No, non sono nessuna risposta. Non sono possibile. Non sono possibili commissioni consigliari, però ogni consigliere ha il potere rispettivo che gli dà la legge di poter verificare tutta l'attività amministrativa. Allora, scusate un attimo, per cortesia, non esiste la possibilità di costituire commissioni specifiche, però la commissione competente ci può lavorare di sicuro, come suggerisce il consigliere Finisi, e poi ogni consigliere comunale per legge ha un potere rispettivo di controllo che può esercitare in qualunque momento senza preavviso, quindi sempre potete seguire tutta l'attività amministrativa. È uno dei pochi poteri che ci è rimasto, tra l'altro. Quindi. Bene, allora, consigliere Curella, ha chiesto di intervenire. No, quindi scusate, così è bene, perché. Scusami. Fate quello che volete, però fatelo in silenzio perché sta intervenendo il consigliere Il problema è quello che noi oggi viviamo, anzi quello che viviamo gli anziani. Io sono
stato, visto che si fa, ho subito delle considerazioni un po' piacevoli, ci sono stato da solo in altri momenti, in questi giorni, senza attenzione pratica. Però per cortesia, cioè, è una cosa, cioè, non si sente nulla, tutti stanno pegando, tutti. Sono stato, giusto perché era mia necessità, conoscere questo stato delle cose. E anche io ho accettato ad andare con i consiglieri che hanno partecipato a questa, non solo a Roma, a questa visita, a condizione che non ci fossero giornalisti, che non ci fossero telecamere. La cosa importante, quindi, niente di eclatante, niente di elettorale, né nessuna pubblicità. La sola cosa importante era conoscere i termini veri del problema. E mi pare che quanto scaturito dai lavori della Commissione di Comunità in qualche modo abbia evidenziato che questa situazione è conosciuta da tutti, ne siamo convinti che non è pensabile che per 36 mesi queste persone possano restare 12 mesi all'anno, parliamo di 3 anni, una giornata di posta, noi sappiamo come si dilata nel tempo di questa situazione, in una condizione quale quella che abbiamo visto in questi giorni. Poi, allora, la Commissione ha fatto un'analisi molto attenta. Cosa è scaturito dalla politica della Commissione? Valutiamo cosa è possibile fare alla anziana, valutiamo quelle che possono essere le strade alternative che si possono percorrere, non la strada, consigliere, non la strada. Io non mi dilungo su questo perché le polemiche in questa fase credo che siano inutili e sterili. Io credo che invece mi aspettavo che oggi non ci fosse, che ci debba essere un clima di unanimità in questa sede nell'affrontare questo problema, capace anche di metterci tutti quanti in discussione anche sulle scelte fatte, capace di metterci anche in discussione, perché molto spesso si opera cercando di pensare di seguire o di fare di prendere la decisione giusta, magari così non è, ma solo chi non decide, ecco. Il nostro compito di consiglieri comunali deve essere quello di trovare le soluzioni, cioè di trovare, non dire che io sono più bravo, voi siete più bravi, voi siete più distratti. Se c'è una figura veramente distratta in questo contesto, nessuno la c'è, è la Regione Sardegna, perché la Regione Sardegna ha costruito questa struttura con una valenza non locale ma territoriale, salvo poi tramite diversi passaggi per arrivare alla gestione dei comuni, dimenticandosene totalmente. Dimenticandosene totalmente, nonostante le tante sollecitazioni da parte delle amministrazioni, da parte dei sindaci, senza cercare di mettersi finalmente su questo, perché in queste circostanze non ci sono. Ecco, io credo che i lavori della Commissione siano stati veramente positivi e propositivi anche in termini di soluzione, se c'è nel caso di non c'era. Però devo dire che sia le opposizioni che la maggioranza, insomma, sono stati unanimi nel sollecitare, nello sforzarsi a trovare quella che può essere la soluzione. Valutiamo se la soluzione è in grado, se la soluzione non è in grado, perché non è, sotto gli aspetti strutturali non è possibile, se ne troveranno degli altri. Però io, cari colleghi, mi sono invitato a riflettere su un punto, sforziamoci per quanto è possibile a capire e a pensare se può esserci un'altra soluzione per noi. Qualora la soluzione grave non fosse percorribile. Perché credetemi, non lo dico per giudicare o per valutare, per esprimere considerazioni sulle decisioni prese, l'ho sottolineato poc'anzi. Io non credo che gli anziani in quella situazione fossero viverci più di un anno. Forse un anno, uno sforzo di un anno si può fare se ci impegniamo tutti ad essere. Cioè, ti prego, per favore, scusi. Se ci impegniamo tutti ad essere partecipativi, ma credo che un anno sia già tanto. Ecco. Però sono convinto che con l'impegno di tutti le soluzioni si trovano. Qua serve una soluzione comune, una soluzione della città per i nostri anziani. Stamattina una persona mi diceva, guardatevi, queste sono le persone che hanno fatto grande la nostra società, sono le persone che hanno lavorato tutta la vita, sono le persone che con la loro
con loro sudore, con il loro impegno quotidiano ci hanno consentito oggi di essere qui anche a giudicare e fare queste valutazioni. Quindi un grande rispetto. Per essere poi operativi, l'ha detto poc'anzi il Presidente, io non credo che forse che servano commissioni eccezionali. Basta la commissione consigliare, la commissione governativa, magari integrata da quelle figure tecniche che questo consiglio può disporre, ed eventualmente coinvolgendo anche una maggiore partecipazione dei tecnici tribunali, perché non è vero che i tecnici non collaborano, non prendono decisioni o non si assumono la responsabilità. Io credo che ci siano anche molti modi di coinvolgere, molti modi di responsabilizzarli, modi di collaborare. Quindi invito tutto il Consiglio ad abbassare un pochino i toni, invito tutti quanti ad essere un po' più collaborativi. È un tema di... Grazie. Grazie, la mia consigliere Curetta. Grazie Presidente, non mancando la discussione, la presenza di consiglieri che sono protagonisti di questa discussione così contornante, ci viene anche male intervenire. Devo partire dall'intervento con il consigliere Pisi. Una battuta è che sono qualche mangiore, diciamo, perché la società non è che è stata soltanto gli anziani che hanno, c'è qualcuno che ha fatto anche Mandrone, va bene, ma ci mancherebbe, Paolo ti ama, certo, fa parte del manifesto, e quindi nel senso, per dire che ci occupiamo di tutti, non è che quelli sono specchiata, ci occupiamo di tutti, chi ha bisogno, non è che sono solo generici, era una volta per entrare nell'argomento. Ma la considerazione, come dire, più generale è quella che mi pare di cogliere nell'intervento che si è Pisi, ma anche quella che si è Salati, una, come dire, radice moderata che sarebbe, se ci mi permetti, la nostra esperienza, diciamo, di cristiani che cercano di cogliere dalla discussione, dalla anche bisticcio, elemento centrale che coincide con l'interesse generale, che è quello che in qualche modo ha riassunto e che anche noi in qualche modo abbiamo tentato di fare molto. Perché io volevo solo ricordare che da tutti, ma soprattutto all'Unzio, che stasera è stato, si è uscito dal suo quadro ordinario, diciamo, vorrei che mi trasporto in emergenza, ma non voglio ripetere tanto questo concetto che più altri di me hanno fatto, lo stesso sindaco deve essere esposto, ha fatto una relazione chiarissima di quello che è successo. Perché la risposta all'emergenza è una risposta all'emergenza, si risponde all'emergenza, cioè non è che si può pensare due mesi dopo e facendo rifare subito la perizia. L'emergenza è che io devo aiutare le persone che hanno bisogno. Non si può dire che siamo arrivati in qualità, è un risposto all'emergenza. E di fronte a quell'emergenza. Noi abbiamo che cosa? Abbiamo pensato a una soluzione. Nel frattempo si è cercato di ottenere i soldi dalla regione, la forma forse non è la migliore, magari io avrei preferito che ci dessero i soldi che non inglese, però sapete, funziona così. Ci sono alcune forze politiche che hanno capacità, uomini politici che hanno capacità di pressione più di altri e ottengono risultati. Funziona così nella politica di questo paese. Magari il consigliere Paese riuscirà con la sua forza di governo a modificarne gli effetti, però così, e non credo che sarà la Lega del Nord o del Sud a modificare le cose che sono così dedicate a questo paese, però perciò dire che e si contesta con veemenza la decisione di fare una soluzione emergenziale è sempre che sembra fuori da qualsiasi logica. Perché il problema vero che noi abbiamo non è quello di rispondere all'emergenza che ha fatto bene l'amministrazione, il problema nostro è quello di trovare una soluzione in termini di prospettiva. La soluzione in termini di prospettiva era quella che abbiamo discusso in commissione. Se ricordate, la commissione l'abbiamo titolata in due sedute, una sull'analisi e l'altra sulle prospettive.
Perché abbiamo fatto questa cosa? Perché in qualche modo abbiamo cercato di dare un input alle commissioni per discutere. La Giunta ha fatto una proposta, perché da qualche parte bisogna partire. Ma lo stesso sindaco ha detto che la proposta non era esaustiva, non era quella. Era una proposta formata su una petizia o comunque su un parere tecnico, che poi non ha risultato essere insufficiente. Noi stessi abbiamo detto che era insufficiente. E abbiamo necessitato una perizia, che deve essere una perizia tecnica per un parere. Guardate che l'emergenza alla quale abbiamo risposto era un'emergenza di vigilanza, di vigilanza, che hanno detto che non si poteva stare, e che non sono dirigente. Quando ha detto, ma proviamo, andiamo, mettiamo una qualche altra parte. No! Allora, quella è una responsabilità che si avrebbe preso. Il dirigente che ci dice che lì non si può stare. E la risposta a quell'emergenza è stata quello che abbiamo, siamo riusciti a trovare. Se non ci fosse stato questo, non avrebbe detto, ritornava prima la consigliera a fare, ma il consigliere a capo, per ricomprendere il suo intervento. Se avessimo potuto ospitare gli anziani di un albergo, avremmo speso 1.095.000 euro. 1.095.000 euro. Okay. Allora, l'emergenza l'abbiamo risolta, certo, non è la soluzione, ma bisogna anche considerare che persone con 90 anni, vi dico una cosa, che stanno male, tante cose, che è normale, stanno bene a casa loro, purtroppo sono a casa loro. E quindi io credo che noi dobbiamo puntare al ragionamento che faccia prima il consigliere di Lisi e con il consigliere di Lisi, perché tutti diciamo che puntualmente sono molto sicuri di maggioranza danno tutte risposte più anche. Però ecco, non so come ragionare sulla soluzione, tenendo conto soltanto dell'aspetto diciamo di, della proiezione della nostra risposta che dobbiamo dare a questa situazione, tenendo conto che nei prossimi anni la vita continuerà ad aumentare, ma speriamo che comunque l'incremento, cioè il peso che questa società da parte degli aziende va visto, va rispettato, va considerato. Possiamo anche dire, tanto cose che ci aggiungiamo sono insufficienti, è evidente, così come è insufficiente, o meglio è demenziale, se posso dire, considerare che quella risposta fatta negli anni 50 fosse una questione ancora attuale. È logica, è rispondente alle necessità attuali. Non è così, perché dal punto di vista culturale sappiamo bene tutti, e ci siamo stati tutti, che quella non è la risposta migliore. Fatta per persone che andavano lì aspettando di morire. È così. Era con questa natura, quella struttura. Poi uno si può innamorare anche delle costruzioni, dei giardini, della bellezza, ma se tu ci vai dentro e vedi la sofferenza, dovevi piangere anche prima, non solo oggi. Prima, quindi diciamo, fermiamo un attimo le figlie, giochiamo con questa partita con la dovuta attenzione, con la pacatezza e con la responsabilità che dobbiamo avere tutti. Sapendo che questa, come diciamo, ha detto prima il sindaco, ha detto commissione più volte, con forza, è una decisione del Consiglio, sulla quale io spero, e questo è un atto di collaborazione, sul quale spero riusciamo a trovare quella unità di intenti necessaria per ottenere risultati di voi. Grazie, consigliera. Sì, grazie, lo abbiamo detto più volte, si è detto in commissione, quindi l'emergenza, la necessità di trovare una collocazione adeguata per gli anziani, da prima nel convito, poi nel convito non poteva più essere messo a disposizione perché si cominciava la scuola, quindi c'era bisogno di liberare il convito per gli studenti, quindi sappiamo che il CRA non è la soluzione, cioè che l'ostello non è la situazione più adeguata a tutte le criticità che sono emerse. Ora, apprezzo molto quello che ha detto sia Maurizio Pirisi anche Vittorio, sembra quasi che stiamo litigando nell'intento di prendere una decisione importante per la nostra città, ma soprattutto per quella parte della nostra società che è importantissima. Sono i nostri anziani, sono la nostra memoria storica ed è una società la nostra, quella di Arese, che sta invecchiando. Il sindaco qualche giorno fa ha citato delle percentuali per i giovani, mi sembra i giovani al di sotto dei 15
cominciando insomma veramente una percentuale di anni fa. Ho sentito parlare di dolore, di sofferenza, io qui sono stata rilasciata. E la percezione proprio del dolore, della sofferenza era palpabile. Ci sono stati anche dei momenti di vanità, perché gli anziani sono un po' come i bambini. Quando abbiamo fatto le commissioni anche precedentemente, io credo che si sia comunque percepita, no? Questo dolore, questa sofferenza forte, però mi è sembrato di capire che un pessimo scelto. L'ha detto Vittorio, volevo rispondere proprio a qualcuno che ha parlato di una soluzione di sistemazione all'interno delle grandi aziende, perché adesso gli aziende sono chiusi. Il dottor Cuba, che è molto bravo a farti conto, ha tirato fuori una cifra esorbitante, con il 95.000 euro, che è la cifra che emerge moltiplicando 40 euro, la cifra ipotetica per ciascun anziano, sono 75 per 365 giorni di anno. Quindi direi che non ha veramente senso alzare i toni in questo modo. Ho chiamato molto spesso, anche durante le due commissioni che abbiamo fatto, i consiglieri comunali, proprio a moderare i toni. I lavori della commissione sono stati veramente importanti perché ci hanno portato proprio nelle risoluzioni, in tutti gli elementi che sono emersi dagli interventi dei consiglieri, a seguire un percorso che ci sembra il percorso migliore. Ora questo è l'intento, per cui veramente parlare di lager mi sembra esagerato, parlare dell'anziano che esce fuori dal cancello e si perde mi sembra esagerato, perché l'anziano poteva uscire anche dal CRA di Viale della Resistenza, perché il cancello lì era sempre aperto ed è sempre stato così, perché io ci sono andata molto spesso e gli devo dire che quel CRA in Viale della Resistenza, con tutto il rispetto che io ho per Simon Moss, mi ha sempre dato l'impressione di uno di quei manicomi che fortunatamente Basaglia 40 anni fa ha deciso di chiudere. Per cui la percezione proprio di tristezza che io ho avuto sempre nel vecchio CRA non l'ho avuta ieri, se no avevamo la riaperta e devo dire che non ho visto tutta questa sofferenza. Vorrei aggiungere anche un'altra cosa, cioè sofferenza per il cambio, che gli anziani sono molto abitudinari. Quindi diamo a loro la possibilità di ambientarsi e poi insieme decidiamo qual è la soluzione migliore. Nessuno ha detto che devono stare di 3 anni, perché no? Se dalla perizia risulta che un'ala del CRA può essere restituita agli anziani, troveremo questa soluzione. E poi nel frattempo pensiamo come spendere questi benedetti 5 milioni di euro per dare a loro la sistemazione più adeguata. Basta, non so se è questo. Ci dopo c'è un adesso sull'anziano perché allora la ringrazio consigliera, ci sono altri interventi in discussione generale? No. Allora, se non ci sono gli interventi, chiudiamo anche la discussione generale. Non vedo l'assessore, non so se l'assessore Tanti. No, 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 no. Allora, replicare. Non ce la fa. L'assessore Tanti non ce la fa. Quindi, apriamo dichiarazioni di voto. Beh, allora chiusa la fase delle dichiarazioni di voto. Dottore, favorevoli 13 favorevoli, immediata eseguibilità 13 favorevoli. L'altro punto riguarda un altro delibera sensi l'articolo 42, comma secondo, lettera 1, testo 1, 27, 2000 e seguenti, che credo sia la transazione, perché è tradotto, perché ci sono due temi normativi, e quel punto che era stato sospeso l'ultima volta riguardo la transazione tra il comune. Manca molto cosa quello, ma no, credo che sia quello. Invece credo di sì. È tardi, non c'è nulla legale. La stavo guardando. Presidente,
parlamentare, si chiama consigliere Curetta, si vuole fare un intervento che forse c'è il numero per caso. Io credo che c'è per discutere dei punti, perché per questo punto non credo sia opportuno che il Consiglio lo affronti senza la presenza anche dei consiglieri di opposizione, che stasera dopo questa votazione sono andati via. Quindi chiedo che venga, credo che sia utile, e a questo punto venga discusso magari l'apertura della prossima seduta quando sono presenti anche i consiglieri di opposizione, e chiedo piuttosto che si continui con assolutamente sì, è chiarissimo. Ci sono opinioni contrarie rispetto a questa posizione del consigliere Sredda? Se no, perfetto, quindi possiamo con un punto successivo, il riconoscimento di legittimità del pubblico bilancio ai sensi articolo 194 del 2 Ligas Marinella contro Comune di Alghero. Però anche qui è andato via l'assessore, però io non so se manca il nostro l'assessore, scusa, non c'è l'assessore, l'assessore segniamo le mani. Il punto successivo è stato fatto in commissione, quindi la seduta è tolta. Magari l'assessore c'è un punto.